Perfetto, arriviamo alla parte 3, dove parliamo dei cosiddetti diritti d'immagine e è quella in cui c'è quel punto di contatto ideale tra la normativa sul diritto d'autore di cui ci siamo occupati la volta scorsa e la normativa sulla privacy, sulla tutela dei dati personali. Eccolo qua, il diritto d'immagine, quindi è l'ideale punto di contatto tra privacy e copyright. Perché? Perché anche l'immagine di una persona fisica è un dato personale. Quindi, quando una persona fisica è riconoscibile, perché ovviamente se non è riconoscibile non scatta davvero il dato personale, mi dice, spero che non sia caduta la rete perché mi ha avvisato che c'è stato un abbassamento di... Ok, scusate, apro la chat per sicurezza. L'audio. Abbiamo perso, credo, tutti gli ultimi secondi. Infatti mi ha segnalato che ho avuto un abbassamento di rete. Chiedo scusa. Allora, riprendo, dicevo, il diritto d'immagine, quindi è l'ideale punto di contatto tra privacy e copyright, e quindi anche l'immagine di una persona fisica è un dato personale. Ovviamente quando la persona è riconoscibile, no? Anche lì va a logica questo concetto, però insomma. Ci sono dei problemi con l'audio, forse conviene se si connette e riconnette, l'ammetto subito, se no No, perdiamo. ho trovato il problema. Scusa, interrompo, abbiamo avuto un tot di tempo in cui non si è sentito niente, adesso mi pare che abbia ripreso tutto, se vuole ripartire Allora, sì, col chiedo discorso. scusa, ma abbiamo trovato ero connesso alla rete sbagliata. Risolto il problema. Allora, ai fini della registrazione torno indietro. Quindi, allora, parte 3, i cosiddetti diritti d'immagine, come abbiamo detto, è quella parte del nostro corso che crea un ideale punto di contatto tra la privacy, che è l'oggetto della nostra lezione di oggi, e il copyright, che è l'oggetto invece della lezione della volta scorsa. Perché? Perché l'immagine di una persona fisica è sia un, vedremo, diritto connesso, e l'abbiamo citato i diritti connessi nella lezione scorsa, dei soggetti che vendono la loro immagine, soggetti che vengono ritratte, no? Abbiamo parlato dei fotomodelli, modelli, soggetti che di lavoro proprio cedono questo diritto dietro un compenso, ma allo stesso tempo anche dato personale l'immagine. Perché? Perché abbiamo visto che l'identità di una persona, quindi può essere comunicata anche attraverso la sua immagine, e quindi la persona fisica che presta la sua immagine deve darti anche un consenso sul piano della gestione di questo dato personale. C'è poi il dato personale legato alla propria immagine, può essere anche in alcuni casi diventare dato biometrico, ma non sempre. Cioè, vabbè, il classico esempio è i software che utilizzano la propria immagine per riconoscerci e per accedere a un servizio, no? Adesso alcuni cellulari vedono l'immagine, ci riconoscono i tratti facciali e ci fanno accedere. Le app, i servizi online che quando pubblichiamo una foto riconoscono già le facce dei nostri amici e le autotaggano, o comunque ci propongono la tag, no? Lì è davvero un trattamento di un dato personale legato all'immagine di una persona molto molto invasivo. Adesso qua vediamo però quali sono i due tipi di norme che entrano in gioco. E tra l'altro, quando ci sono di mezzo i minori, in realtà si sovrappone anche un discorso di deontologia, forse, della comunicazione. Quindi, oltre all'aspetto copyright, oltre all'aspetto privacy, c'è anche un aspetto, ad esempio, di deontologia giornalistica, nel caso si faccia comunicazione giornalistica, perché la carta di Treviso è appunto una sorta di codice deontologico a cui i professionisti dell'informazione, i giornalisti e i pubblicisti devono aderire nel trattamento dell'immagine del minore. E quindi ecco, questo schema rappresenta un po' gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore. Quindi non siamo più nel GDPR, siamo tornati alla legge sul diritto d'autore, che è quella che abbiamo trattato la volta scorsa. È un po' idealmente in questo punto, no? Il punto in cui si incrociano i due insiemi. Noi abbiamo detto che privacy e copyright in realtà si occupano di due materie diverse, viaggiano su binari che sono diversi rispetto a quelli che non, rispetto a quello che normalmente si pensa, però appunto hanno un punto di contatto che è questo. E la norma è questa, ecco, secondo l'articolo 96, quindi il soggetto ritratto in una fotografia o in un video, o anche in un quadro, perché anche il ritratto pittorico è uno sfruttamento dell'immagine della persona, quindi ha il diritto di autorizzare l'esposizione, la riproduzione o la messa in commercio della sua immagine. Ok? E
Ed è l'esempio che vi dicevo prima, cioè sono soggetti, infatti l'articolo 96 sottosta alla parte su, diciamo, rientra nella parte sui diritti connessi. E è il caso dei testimonial, della pubblicità, i fotomodelli, le fotomodelle, cioè soggetti che autorizzano l'utilizzo della loro, la commercializzazione, l'esposizione, lo sfruttamento della loro immagine dietro pagamento. Quindi è la cessione di un diritto connesso. Io voglio, che ne so, appunto, sono la Nike, voglio Cristiano Ronaldo che faccia la pubblicità alla nuova scarpa, no? E quindi lo fotografo e lui mi concede questo diritto. Qua la privacy, come dire, c'entra poco, nel senso che in questo esempio che vi ho fatto c'è un Cristiano Ronaldo che è probabilmente uno degli sportivi più noti al mondo e di tutta la storia dello sport, che dietro l'autopagamento ha scelto lui liberamente di esporsi in una pubblicità, ok? Quindi privacy qua ce n'è poca, però in generale quando invece parliamo di soggetti privati, di privati cittadini, l'immagine di una persona genera anche, cioè viene considerata anche dato personale, quindi genera anche tutta la serie di accortezze che la legge sulla privacy, quindi in questo caso nostro adesso il GDPR, mette in atto. Noi abbiamo una sentenza di Cassazione del 2015, quindi leggermente prima che entrasse in vigore il GDPR, che però era già molto chiara, diceva che l'immagine di una persona costituisce dato personale, punto. E poi spiega perché, cioè trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, vedete? Sicché l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l'accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell'informativa rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale, no? Quindi qua parliamo di un esercizio commerciale, la stessa cosa però dovete pensarla nel vostro caso. Io non credo che nelle biblioteche ci siano le videocamere di sorveglianza, è cosa diversa. C'è cioè un conto è mettere una videocamera di sorveglianza che registra costantemente tutte le persone che passano, e quindi è un trattamento molto invasivo e molto sistematico. Altro conto è fare una presentazione di un libro, faccio delle foto durante la presentazione, c'è la platea e quindi ogni tanto qualcuno rientra in queste foto. Vi lascio come spunto di approfondimento un mio articolo che qua è linkato, che si intitola L'immagine di una persona come dato personale, lo trovate sul sito di Apogeo Online. Quali diritti? Allora, l'articolo 96 della definizione, però l'articolo 97 della legge sul diritto d'autore ci dice quando una persona, quando possiamo, come dire, non preoccuparci del suo consenso. Ovvero, vedete, sono questi casi. Cioè, non occorre il consenso della persona ritrattata, la legge dice ritrattata, non ritratta, perché terminologia è un po' da 1941. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà dell'ufficio pubblico coperto. Quindi, esempio, Cristiano Ronaldo che passa per strada e gli viene fatta la foto dal giornalista. Oppure il politico o il sindaco del paese che fa una presentazione, fa un comizio, va a un'inaugurazione del taglio del nastro di qualche cosa, in quel caso è sindaco, quindi ufficio pubblico coperto. Oppure da necessità di giustizia o di polizia, il caso in cui non so, si sta cercando un noto boss mafioso, si diffonde la sua immagine, no? Punto. Non è che la polizia va a chiedergli scusa, posso prima diffondere la tua immagine, è una necessità di giustizia di polizia. Oppure da scopi scientifici, didattici o culturali. Eccolo, questa è una carta jolly abbastanza, insomma, delicata, però in cui potete rientrare, no? A volte scopi didattici, scientifici o culturali ci salva. Non è chiarissimo, nel senso che questa norma andrebbe approfondita, andrebbe interpretata, dovremmo andare a vedere un po' di giurisprudenza su come i tribunali, le corti hanno poi trattato questo singolo caso, cioè dello scopo di questa sorta di eccezione relativa allo scopo scientifico, didattico, culturale, però è interessante. Oppure quando la riproduzione è collegata, altra situazione che a voi interessa, scusate, spegnete i microfoni, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltesi in pubblico, che è un po' quello che era stato richiamato in quella informativa che vi ho fatto vedere prima dalla MEM di Cagliari, no? Cioè, il fatto che sia un evento pubblico di interesse pubblico e il fatto che noi stiamo esercitando una funzione istituzionale, uno scopo istituzionale della nostra biblioteca, ci esime dal chiederti il consenso. Okay?
Il ritratto comunque non può, vedete, non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. Insomma, va un po' al buon senso, no? Cioè, se c'è anche una situazione di, personaggio pubblico che però in quel momento ha un malore, sviene, viene soccorso no, gli vengono fatte gli viene fatto il massaggio al petto, e cosa faccio? Vado a fare le foto e poi diffondo queste immagini sfruttandole commercialmente per il semplice fatto che tanto lui è un personaggio noto? Forse lì, come dire, da un lato c'è la legge che dice che bisogna stare attenti in questo caso perché c'è un problema di pregiudizio alla reputazione, all'onore, al decoro, dall'altro c'è il buon senso anche lì del giornalista, di colui che diffonde le foto. Scusate, è partito il computer. La cosiddetta liberatoria è appunto quindi quel documento che chiedete di sottoscrivere proprio per questo famigerato diritto d'immagine. La liberatoria non è diversa da una licenza d'uso di cui abbiamo parlato la volta scorsa, è ancora diverso da un contratto di cessione dei diritti. Quindi il contratto di cessione dei diritti è qualcosa di molto più forte e ampio perché vengono ceduti i diritti. Il caso di Cristiano Ronaldo è un contratto in cui lui cede i diritti d'immagine ad un'agenzia che fa pubblicità e viene pagato, quindi è un contratto di cessione. La licenza d'uso è una cosa intermedia in cui in questo caso un Cristiano Ronaldo non cede i diritti, ma semplicemente dà una licenza, cioè dà dei permessi condizionati in cambio di una remunerazione economica. La liberatoria è un livello ancora più basso, cioè semplicemente si autorizza a farne un uso molto specifico. No, quindi in questo caso invitate un relatore, un professore a parlare di un tema in biblioteca e dovete poi fare le riprese, volete fare il video di questa serata, di questa giornata di studi e gli dovete chiedere una liberatoria, nel senso che visto che lui sta non solo prestando la sua immagine, in quel caso sta anche prestando un'opera intellettuale vera e propria, perché se sta parlando ad una conferenza, la sua conferenza, quello che lui racconta e dice, è a tutti gli effetti un'opera letteraria resa in forma orale, quindi dovete chiedere una liberatoria più ampia. Comunque, la liberatoria è esattamente questo documento, un documento a volte molto stringato di 4-5 righe in cui si dice che ci dà il consenso a farne questo uso specifico. Non è una cessione dei diritti, ma è relativa ad un specifico utilizzo. E quindi, vedete, meglio se in forma scritta e se provvista di chiari riferimenti ai diritti concessi e agli utilizzi previsti, cioè. La liberatoria non può essere generica, mi dai un permesso e poi ci faccio quello che voglio, perché sennò allora davvero è una sorta di licenza d'uso, di Creative Commons sullo sfruttamento di quell'opera. È limitato ai diritti specifici che vengono concessi e agli utilizzi che tu prevedi di fare, che dichiari di fare. Ok? Chiuso il discorso sui diritti d'immagine, perché come vedete siamo tornati ad un approccio che è un po' diverso, che è quello un po' più classico del copyright che abbiamo visto la volta scorsa. Però mi sembra di aver un po' chiarito. Vi consiglio di tenere come dire, in ufficio una bozza di liberatoria. Non posso farvela vedere adesso, cioè, ripeto, questo sarebbe più una consulenza che un corso di formazione, però cercate, ci sono dei modelli di liberatoria, ad esempio dell'Associazione Nazionale dei Fotografi, oppure dei siti di alcune associazioni di giornalisti ci sono, o se no riferite all'ufficio legale che vi supporta, all'ufficio legale interno o qualche legale a cui vi riferite per avere un modello di liberatoria da utilizzare in tutte queste situazioni.